Va bene, inizia a 140, va giù, porca troia. Arriverà a 170, 180, arriva. Bene, ce l'ho fatta, l'ho preso sul dritto? Sei al centro del ponte. Ale. Al culo per aria. Al culo per aria. Fatti conto che il burrone è questo, lui è col culo per aria così. Sembra che stia scivolando giù da un momento all'altro. Te l'ho detto o no che le mie impressioni erano giuste? Cosa te l'ho detto? Non hai sbagliato niente. Ecco. Prima impressione, emozionante, bellissimo. Mamma come fondo, non si arriva più. È un fondone, eh? Veramente bella, proprio bella. Guarda lì sulla poppa. Pedagno c'era sopra. Pedagno c'era sopra, ma il pedagno era proprio sulla punta della prua, della poppa, sul termine della poppa. Profondità. Quando è arrivato giù Roberto ha gridato e non ho capito se diceva una parolaccia perché non l'avevano trovato o se era contento che l'avessimo invece azzeccato. Profondità? 142 le immagini, però scende, era lì sdraiato così, con la poppa verso l'alto. Bellissimo, molto molto grande era lì, molto largo, pulito, non ci sono reti dove siamo arrivati noi, non l'avresti mai preso. Sull'orlo del baratro. Si vede che scende, ma non vedi il baratro. Lorenzo ha visto l'elica invece dall'altro lato. Grande. Immagini? Buone, due telecamere appoggiate tutte e due. Un'elica, timone grosso. Un'elica? Un'elica, timone grosso. È come dice lo storico. Cioè? È una grossa nave mercantile. Quale sicuramente. Una nave che era lunga oltre 300 metri e larga 20-25. E tutta la parte di prua di mezza via? La parte di Popesana, sanissima. E la parte di prua? Non si intravede che c'è la nave che va in giù, ma non... Cioè se io oltre 160, 170, arrivo qua giù, guarda qua, va nel niente proprio. Va bene. Come stai riprendendo? Sì. A 50 anni la corrente così la senti. C'è la corrente anche giù? Tutta, sì. Non fortissima, ma c'è la corrente giù. Il più forte in superficie. Sì, perché qua è un fiume. Ma, quello che è strano, che è molto forte dai 40 ai 20, 18. Poi mola un pelo.
superficie ce n'è meno che giù. Probabilmente perché siete il contrasto dello scirocco, hai capito? Avete portato negli abissi, com'è? Mica tosta, ma da paura, pensavo fosse così. Di qualcosa di Dio? In questo momento, senza parole. Bello però, eh? Contento veramente della discesa? Sì, no, spettacolare. Visibilità splendida. La droga era meglio anche. Però comunque la visibilità è splendida. Quando lo vedi, rimane senza fiato. È messo, è stranissimo, perché è messo su un bordo di un precipizio. Cioè una roba... Si rimane senza fiato, veramente. Tra la profondità, tra il... Il contesto. Bisogna compensare quando arrivi giù. Diciamo che la tensione non è... Poca, okay. Grande, è grande cosa, grande te che ci hai portato. Figa, l'ha messo già al pedaglio, hai visto come il pedaglio che va sulla l'ancora? Oh, sei stato un grande, ci hai messo, messo l'ancora praticamente sopra, di fianco, cioè proprio sul pedaglio. Sul pedaglio che c'era prima, spettacolo, sei stato veramente un grande. Mi hanno lasciato nello stesso punto di prima, ma veramente? Ma non a un metro, non a un metro. Sei stato un grande. Hai detto che era un'elica sola, Rossa, però... Allora Roby, cosa dici? Niente, è faticoso, è un po' faticoso. Ma come fa? Dimmi un po' qualcosa. E cosa ti dico? Niente, è bello. È grosso, molto grosso. Cazzo, lei che era più grossa di me. Dai, contali un po'. Con quale fiato? Dopo. Dai, le riprese? Bellissime, c'è una ripresa di Lorenzo dall'interno della poppa, splendida, e una di Roberto sull'elica. Veramente belle. Una fatica. Anche con quell'obiettivino lì a fare le riprese è dura, eh? Però Lorenzo, tanto prendere... la tua strobe, finita sul fondo. Anche il tuo piombo, qua. Ciao.